Ciao, allora benvenuto nel video dei top del mese di ottobre. Il primo top di questo mese è questo fondotinta della Bottega Verde. Si chiama Fondotinta No Transfer, tenuta perfetta con estratto di orchidea e vitamina E. Io avevo un 10 ml di campione e credo di avere lo swatch. Allora, questo fondotinta io sono rimasta un po' indecisa su come parlarvene, perché è un fondotinta cremoso, ha una texture molto molto morbida che si stende bene sul viso e si sfuma molto bene. Io uso la spugnetta, il pennello oppure le mani se ho fretta e con tutti e tre i metodi è molto valido. Unica cosa, tende a lucidarmi la zona T dopo un paio di ore, ma prima di questo devo premettere che una volta steso sul viso si asciuga molto velocemente, questo sì, però sulla mia pelle mista, come ho detto, tende a lucidarmela. Anche se io applico la cipria sempre, soprattutto la zona T, tende a lucidarmela ogni 2-3 ore. Però è un fondotinta che mi piace come si applica, mi piace come si fissa, mi piace la copertura, perché è una copertura medio-alta. Quindi a me piace, peccato perché è molto corposo, quindi sicuramente un fondotinta invernale, non estivo, ma se non avete la pelle talmente molto molto grassa, io vi consiglio per l'inverno di fissato con la cipria, perché no? C'è di meglio e potrai provarli, però per adesso non mi dispiace. Il secondo top è questa crema della La Roche-Posay, si chiama Cicaplast Balm B5, dice di essere una crema riparatrice della pelle. Stavo leggendo, è senza parabeni, con pantenolo, agenti antibatterici, insomma è una crema riparatrice calmante per anche la pelle sensibile. Ne avevo due campioni, telefono. Io non lo so se è un caso, ma poco dopo che mi sono arrivati questi due campioni, mi sono scottata due dita nel forno. Quindi, quale momento migliore per provarla? Ok, allora devo dire che mi è piaciuta tanto perché ha fatto egregiamente il suo lavoro. Non entro nel dettaglio della scottatura, ma comunque applicandola più volte al giorno teneva idratata la pelle e alleviava quel senso di caldo quando ci sono le scottature. Se l'avete provato lo sapete, che si sente. Ha favorito il processo di rigenerazione della pelle, quindi tenendola idratata, si evitava che si formasse troppo presto le vesciche. Ok? Ho finito qui. Oltretutto, trovo che secondo me è una di quelle creme valide anche da tenere sempre a portata di mano, perché va bene per le irritazioni, per le scottature, per riparare la pelle, perché no? Per quando facciamo la ceretta, oppure anche ad esempio io con la stagione estiva, primavera, che ho sempre le allergie, che mi soffio talmente tanto il naso che la sera sono cotta e applico sempre una crema bella ristrutturante, che adesso sto usandone una ad esempio che non mi piace più di tanto e penso che quando l'ho finita prenderò questa da tenere sempre nell'armadietto pronta all'uso, perché no, le scottature, anche col sole, le punture, gli arrossamenti, tutto. Andiamo avanti. E quindi questa mi è piaciuta davvero tanto e ve la consiglio. L'ultimo prodotto per questo mese è questo blush della Neve Cosmetics e lui è Daily. Altro blush della Neve Cosmetics che finalmente ho trovato che mi piace. Questo ve lo mostro.
Allora, anche questo era nella Mini Taglia e anche questo ho completamente finito. Mi piace, sembra un colore scuro da vederlo dal barattolo, però alla fine ha un colore per me perfetto per la primavera e estate, quando iniziamo a prendere un po' più di colore. Se lo applicassi adesso, ad esempio, è un po' troppo. Però, applicato poco per volta, si sfuma bene. È bello opaco, lo trovo che fa un effetto naturale per l'estate quando siamo un po' più abbronzate, non è troppo scuro, sulla mia pelle mista come sempre non dura tutto il giorno, ma comunque non fa macchie, non va in giro, lo si può tranquillamente durante il giorno riapplicare o stratificare, è modulabile, non c'è problema, quindi anche questo l'ho trovato uno per l'inverno e questo per l'estate, quindi direi che sono a posto con i blush della Teme Cosmetics. Allora, questi erano tutti i top del mese di ottobre. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero sia stata utile. E se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella così verrai avvisato quando carico un nuovo video. E basta! Alla prossima! Ciao!